Amici di Teleiride, un saluto da Giacomo Guerini, ben trovati alla terza puntata della Tara dopo il presidente della regione Enrico Rossi e il vicepresidente del consiglio regionale Marco Stella, quindi destra e sinistra in regione. Parliamo di economia e cultura e lo facciamo con due ospiti importanti. Abbiamo alla mia destra Leonardo Bassirichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze. Buonasera Bassirichi. Buonasera. E alla mia sinistra abbiamo Mario Curia, editore e presidente di La Mandragora. Buonasera. Allora, è importante perché ci sembra di sentire in città e in Toscana nell'ultimo periodo un'atmosfera un po' frizzantina, una ripresa, qualcosa di più dinamico. Noi cerchiamo di capirlo con questi due personaggi che chiaramente per il ruolo che hanno vivono da un osservatorio privilegiato. Intanto io chiederei a Bassirichi, che è presidente della Camera di Commercio, se un luogo come questo abbina cultura e economia. Assolutamente, anche perché sull'economia non c'è nulla da dire, basta poterlo visitare per vedere quale densità di turismo e cittadini vive, per cui immagino che conosco anche alcuni esercenti e so anche della soddisfazione, per cui va bene. E la cultura, penso questo è un ambito della nostra storia, quindi voglio dire, la nostra storia è ovviamente ambito legato all'alimentare, e il nostro territorio, che non è solo legato al centro, ma è legato a tutto il comparto della Firenze più allargata, è densa di agricoltura, per cui chi dire di no. Ecco, Curia, lei è un editore, i suoi libri sono famosi in tutto il mondo, parliamo di arte e di grande editoria, insomma di editoria di grande qualità. C'è però da parte del suo mondo, c'è stato un limite un po' snobistico di tagliare fuori dei mondi che in realtà magari per questa città e per questa realtà sono importanti? Ma probabilmente sì, io una cosa dalla quale mi sono sempre tenuto alla larga perché per me la cultura è legata inscindibilmente all'aspetto economico, basta pensare alla storia della nostra città. Il Rinascimento è stato reso possibile dal fatto che Firenze era soprattutto uno straordinario centro economico e grazie alla sua grandezza economica è potuto diventare anche un centro culturale. E comunque per me le due cose stanno comunque insieme, sono inscindibili assolutamente. Ecco, si diceva di questo clima, sono io che sono un inguaribile ottimista o Bassirichi, effettivamente c'è in città un dinamismo che qualche anno fa non si riscontrava? Perché ricordiamo che Bassirichi fa il presidente della Camera di Commercio, ma è un imprenditore, quindi insomma anche nella quotidianità magari può riscontrare o meno questo fattore. Io penso che dobbiamo smettere di dire chi pensa positivo in questo momento, anch'io la penso positivo che siamo degli ottimisti, perché l'ottimismo è qualcosa in più rispetto a una situazione reale. È un dato di fatto che oggi i numeri sono migliorati, è un dato di fatto che c'è un frizzante, come è stato definito, in tutta l'economia trasversale, per cui cominciare a dire il contrario vuol dire denigrare noi stessi e rallentare l'economia che cresce. Abbiamo avuto l'altra sera dei importantissimi imprenditori cinesi che ci hanno dato una lezione sola tra le tante. Ci hanno detto, noi prima di arrivare in Italia, ce l'hanno raccontata gli italiani stessi, che eravate depressi economicamente, quindi in uno stato di depressione. Siamo arrivati là, abbiamo visto un'altra Italia e ora ci avete convinto a investire. Voglio dire, quanto una discussione emozionale o soggettiva diventa oggettiva. È impressionante, quindi non siamo più ottimisti, ma è un dato di fatto che l'economia è ripartita. Quindi non è tanto un discorso, Curia, di gufi, rosiconi, insomma, è un discorso magari di fotografare la realtà per com'è anche a Firenze. Ma voglio dire, proprio in questi giorni a Firenze si sono svolte due conferenze stampa importantissime, una dall'Opera del Duomo, che ha presentato l'inaugurazione del nuovo Museo dell'Opera del Duomo, hanno investito oltre 40 milioni di euro. La Camera di Commercio investirà oltre 50 milioni di euro nella ristrutturazione di un complesso immobiliare quale quello della Fortezza, è importantissimo, cioè bastano queste due cose per dirci che questa è una città tutt'altro che immobile. Ecco, da imprenditori, questi che magari per persone un po' terra-terra come me che pagano il mutuo vengono visti come costi, in realtà credo siano investimenti, no Bassirichi? Cioè non è che sono 50 milioni dati a babbo morto, ecco, come si direbbe qua al mercato. No, no, è molto interessante questo punto di vista, perché siamo abituati ormai negli ultimi... Io da quando sono nato, quindi non so quanto è allargato, avendo ora superato i 44 anni, quindi comunque è un periodo lungo, che tutta la politica ha investito a breve.
non si è mai fatto qualcosa sul medio lungo termine, perché non paga in elettorato, non paga niente. Allora, la differenza tra costo e investimento è proprio questo. Noi oggi stiamo guardando a lungo termine e stiamo facendo investimenti che serviranno a noi e ai nostri figli. Quindi non ci interessa di aver consumato il terreno, ma pensare che appunto queste infrastrutture daranno qualcosa oggi, ma daranno qualcosa anche al prossimo futuro, è un po' quella politica industriale che è sempre mancata al paese. Curia Bassini, che fa il presidente della Camera di Commercio in un periodo in cui il presidente del Consiglio, che conta qualcosa in questa fase storica del nostro paese, dice chiudiamo le Camere di Commercio. È un pazzo o è un lungimirante? Ma con il presidente Bassini, che al quale mi lega una profonda amicizia. Per questo lo chiedo a lei. Io voglio dirle, vorrei comunicare a quelli che ci ascoltano una cosa molto semplice, al di là di tutto. A Firenze c'è un'area nuova che sicuramente è stata stimolata dall'attivismo e dalla propositività del Premier. Però c'è un gruppo di imprenditori che, al di là delle caselle che occupano nelle varie istituzioni cittadine, la Camera di Commercio, io sono a Promo Firenze, altri si occupano di altre cose, c'è veramente una rete non codificata di gente che si sta dando da fare, gente molto impegnata, che lavora, che ha imprese di successo, che attraversa mille difficoltà, perché il momento è stato difficile, lo stiamo superando, ma è stato difficile, che si stanno impegnando per fare quello che in questa città per 20 anni non è stato fatto, ma è quello che non è stato fatto a Firenze, non è stato fatto in tutto il resto del paese. Sono mancati gli investimenti che citava il presidente Bassini di prima, di lungo termine, quelli che veramente poi fanno la differenza. E noi paghiamo questo gap strutturale di 20-25 anni di investimenti mancati. Ora si stanno riattivando. Voglio dire, io ho citato prima due esempi, parliamo di 100 milioni, ma 100 milioni che hanno significato innanzitutto lavoro immediato per quelli che hanno partecipato e quelli che parteciperanno a queste ristrutturazioni, ma poi le ricadute nel futuro, perché è chiaro che ne beneficeremo sicuramente per molti anni a venire, e anche perché se non si fanno questi investimenti perdiamo anche quello che già c'è. Senta Bassilichi, raccontare quello che si fa diventa strategico e fondamentale, no? Lei diceva appunto abbiamo rischiato di perdere investimenti massivi dalla Cina soltanto perché raccontavamo una storia in modo sbagliato. Ecco, allora mi verrebbe da dire, e questo lo dico pro domo mea, no? Che comunicare diventa forse il primo aspetto di un rilancio e di una storia di successo. Io penso, poi risponderò anche io alla domanda se sono pazzo o no, magari. Sì, quello poi ci arriviamo. Perché... Però io penso che comunicare sta alla base di un'impresa. Il ciclo economico è fatto di comunicazione e quindi se la traspondiamo nell'ambito del paese non può essere diverso. Quindi comunicare bene vuol dire riuscire a raccontare una storia, e la storia è quella che fa la differenza. Noi ci ricordano gli altri che noi siamo gli unici, diciamo così, categoria dirigente che ha 500 anni di visione dal Rinascimento in poi, e quindi ci facciamo fare invece le pulci da chi questa visione ce l'ha da meno di 70 anni. E ce lo dicono loro, dice voi avete una visione che non può essere altro più densa della nostra. Cioè, voglio dire, noi tutto questo non lo sento mai dire dagli italiani, mai. Ecco, tornando al discorso se lei è pazza a guidare la Camera di Commercio nel momento in cui Renzi le vorrebbe chiudere, mi viene da pensare che la cosa migliore è dimostrare che serve una cosa per evitare che chiuda. Allora, io non sono lì certo per dimostrare che serve qualcosa. Ah, mettiamo io, NDR, io, Bassini ce l'ha da lavorare, no? Quindi non è che deve fare il Presidente della Camera di Commercio, questo lo diciamo io e Curia, così sgombiamo il campo magari per qualche distratto che ci sta guardando. E senza rompensile facciamo queste cose. Sì, appunto, noi si è preso questa avventura perché reputiamo che ci possa essere qualcosa di buono all'interno delle ceneri di una storia italiana. Il Premier ha fatto un'affermazione, ma a me più mi ha preoccupato non tanto l'affermazione del Premier, che non è una persona intelligente, quindi non chiude ciò che funziona, ma una cosa è certa, le imprese, a me stesso, da quando ho preso l'incarico, mi diceva non serve niente la Camera di Commercio. Allora il problema non è tanto convincere il Premier che serve le Camere di Commercio, ma è dare alle imprese la possibilità di capire se servono o no. Una volta che le imprese diranno le Camere di Commercio ristrutturate servano, non c'è più problemi del Premier, secondo me. C'è da accorparle, no, casomai? Cioè da accorbarle, da cambiare il mestiere, da smettere di fare bancomat per pochi, da lavorare su un campo eterogeneo. Le faccio un esempio, Firenze ha 134.000 imprese iscritte per effetto del registro delle imprese che abbiamo, che pagano tutte.
e bene o male la storia delle camere di commercio dava sicuramente risorse a 200-300 imprese l'anno. Ora vogliamo capire come mai le altre 133.000 imprese non le percepivano? È andato di fatto perché poi si dica che non servono. Allora, tra i luoghi comuni, perché c'è Facebook che un po' sta devastando, no? Puoi immaginare tutti noi, però vediamo il tragico terremoto del Giappone e vediamo la strada distrutta e tre giorni dopo la vediamo rifatta. Chissà se è vero o no, però insomma c'è questo nell'immaginario collettivo degli italiani. A Firenze parliamo di una pista per l'aeroporto da quando io ero bambino. Queste cose qua frenano un po' però questo momento felice del nostro territorio. Penso alla pista dell'aeroporto, ma anche allo stadio, ai nuovi insediamenti, a tutte le cose di cui si parla, ma è che sono ancora ferme lì. Allora, tutte le nostre opere infrastrutturali sono stabilite, hanno due livelli. Un livello politico, con cui si decidono di fare delle scelte, e un livello tecnico, con cui le scelte poi vengono realizzate. Allora, fino a qualche tempo fa, quando il livello politico è disunito, le scelte non si possono fare, quindi non si scende ancora a livello tecnico. Oggi io reputo quello superato e quindi il livello politico fortunatamente ha un indirizzo e questo stabilisce delle scelte. Ora a questo punto è il problema del livello tecnico. Il livello tecnico è un fatto anche generazionale. Noi siamo in un ambito dove purtroppo le responsabilità si vanno a cercare, no? Non si cerca mai la soluzione, si cerca sempre di individuare chi è il colpevole. E questo è stato un problema che frena molti funzionari nell'individuare. Reputerei comunque superata anche questo per queste specifiche infrastrutture, o superando, siamo all'ultimo termine. Per cui direi che si è fatto un passo avanti in cui ci si sente di poter dire che da qui a 5 anni la nostra città avrà delle infrastrutture diverse basate su tranvia, aeroporto e polo congressuale. Ecco, cosa può fare una città come Firenze con queste tre infrastrutture, Curia? Può fare tantissimo, perché sono le infrastrutture che mancavano e che mancano, però io sono ottimista perché, come diceva Leonardo prima, noi viviamo una congiuntura astrale favorevolissima, perché dopo tanti anni per la prima volta c'è un'unità, c'è un'unione fra le varie componenti politiche, fra le varie livelli istituzionali su quello che si deve fare. Quindi questo già ha facilitato molto le cose. Alcune decisioni, le più importanti, sono state già prese. La parte tecnica, diciamo che è quella che oggi dovrebbe destare minori preoccupazioni, perché ce la stiamo mettendo tutta. Io sono molto molto ottimista perché queste realtà saranno realizzate. Ecco, chiedo a tutti e due, Renzi è un personaggio che divide, c'è chi lo ama, c'è chi lo avversa, non è questo il luogo e la situazione per incensare o meno il premier. Vi chiedo però quanto è importante per Firenze la foto di Matteo Renzi e Angela Merkel sotto il David all'Accademia, o il fatto che a Firenze si incontri il premier italiano con Netanyahu, o insomma altri capi di Stato vengono a Firenze, cioè che sostanzialmente Firenze sia la capitale bis in questo momento dell'Italia. Vedo che Bassini ride. Perché... No, voglio dire, è una domanda che si risponde da sola. No, perché magari c'è anche qualche fiorentina che è buba, perché c'è la Merkel, chiudono il centro e quindi c'è qualche problema. Allora, questa caratteristica del fiorentino che è buba non ce la dobbiamo togliere mai, perché fa parte delle nostre caratteristiche. Oh, per questo non significa che se è buba poi alla fine non ne sia soddisfatto. Quindi dice, ma invece per la cui... Merkel, non potrebbe esserci la Bellucci per va dire... Va bene, comunque vada, voglio dire, a noi ci va benissimo che bubi, perché comunque fa parte della nostra storia, della nostra cultura, ma comunque lui nella sua incoscienza sa benissimo che è un valore aggiunto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi della nostra città. Curia. Ma io credo che quello che è meno indagato sul fenomeno di Matteo Renzi è una cosa che secondo me è la cosa più importante che ha fatto per questa città. Cioè, io dico sempre che Renzi, piaccia o no, ha spalancato le finestre di questa città che erano chiuse, serrate da troppo tempo. Cioè lui ha ribaltato un paradigma culturale. Questo è il vero cambiamento profondo, l'iniezione che ha inoculato nella città. Il resto è tutta una conseguenza. Sì, la Merkel, per carità, tutte cose che secondo me fanno bene. Però appunto questa apertura, questo spalancare le porte, fa cambiare aria... Sono state veramente... Cioè, Firenze è una città dove oggi succedono un sacco di cose. Cioè, lei fa il giornalista, quindi lo sa meglio di me. Deve correre da una parte all'altra perché ci sono conferenze stampa in continuazione. Non credo che siano tutte robe inventate, tutta roba fritta e rifritta. Perché succedono un sacco di cose. Questo è innegabile. Piaccia o no? Cioè, ecco, certo. A noi piace. Ah sì, certo, ci si diventa ben matti. Dicevo, ma anche il fatto, diciamolo, che la Camera di Commercio vada a Basilichi
no? E non è un sia, gruppo anche. È un gruppo di persone, e questa sia un'operazione, come dire, un'operazione anche di fantasia, di un esercizio di pensiero, non sia, come dire, il risultato di una lotta tra fazioni per sistemare il bollito di turno che c'è da lavorare. Insomma, adesso lo dico io, insomma, è una cosa che ci diverte, insomma, perché Bassirichi può anche dire di no o non deve dire necessariamente di sì. Posso dire una cosa, forse perché Leonardo potrebbe essere imbarazzato a rispondere su questa cosa, cioè queste cose non succedono a caso, ma non succedono nemmeno perché dietro ci sono chissà quali manovre. Alla fine una comunità, un sistema economico esprime certi personaggi perché è arrivato a maturare certe idee. Cioè, la presidenza Bassirichi non è che è spuntata così perché, oppure perché è stato nominato da qualcuno, come avviene in altri settori, in altri campi. È l'espressione di un sistema economico che si è rimesso in cammino e che ha espresso, noi crediamo, le persone migliori che rappresentano questo sistema, fra le migliori perlomeno quelle che si vogliono impegnare di più. Allora, c'è un altro elemento che secondo me vale la pena un po' di sondare, ed è il rapporto tra Firenze e il resto della regione, perché spesso, no, si parla di vincere le sfide internazionali e poi non è neanche Firenze, perché il mio amico Gozzi che sta in San Lorenzo considera quelli dell'Oltrarno non fiorentini perché stanno dall'altra parte dell'Arno, e quindi poi c'è Firenze e Pisa, Pisa e Livorno, Prato e Pistoia, insomma, probabilmente, no, lì c'è molto da lavorare ancora, o no? Ha alzato gli occhi al cielo. No, dico perché purtroppo è una differenza sicuramente legata a culture diverse. E penso di sì, perché è un dato di fatto. Io non lo ritrovo questa differenza, nel senso che la prima cosa che si è fatto, abbiamo con Pisa fatto una fusione di una cosa infrastrutturale che tendenzialmente, se la guardo un po' nella storia, era impossibile. L'aeroporto. Se penso al Centro Firenze per la Moda, io stesso ho dato tutto il supporto affinché Andrea Cavicchi, Prato, fosse storia del nostro futuro, quindi mi permetta questa assioma. E voglio dire, non vedo proprio e non ho visto in nessuno, non solo in Leonardo Pensiero, in nessuno il limite, ma quelle di Prato, quelle di Pisa, io non lo vedo. È superata questa cosa, Codia? Allora, diciamo che gli aspetti più folcloristici no, assolutamente, ma questo è un bene perché è un arricchimento culturale. Io stesso le ho detto che lei abita all'estero perché non abita vicino casa mia, quindi esatto. Si immagina. Io percepisco veramente, il caso dell'aeroporto è stato emblematico, ma non solo in quello, percepisco da un lato la consapevolezza dovuta anche a questa crisi, questi sono gli effetti positivi della crisi, a questa crisi un riconoscimento verso Firenze, ma non perché Firenze, perché è nella forza delle cose, è nella natura delle cose che Firenze debba comunque essere la capitale della Toscana, perché lo è, e perché le grandi economie, i grandi fatti economici ormai si svolgono attorno alle grandi città, lo sviluppo è lì. Quindi leggo piccoli ma continui segnali di questa consapevolezza da parte di interlocutori politici, economici, imprenditori verso una centralità di Firenze che secondo me ormai è innegabile, ma non è perché noi siamo più belli, perché è nella natura dei fatti. Pensavo, mentre parlavamo di queste storie campanili, all'ipotesi di fusione di comuni, no? Se abbiamo detto Firenze potrebbe unirsi a Bagnarevo e a Scandicci, oggi però, si parla di regioni. Però sui comuni la prima obiezione è stata il santo patrono, chi lo fa, no? Per dire come siamo. Ne facciamo due. Però volevo così tre giorni di festa, però al di là di questo io vi chiedo, c'è il rischio che dopo, siccome si va un po' a moda nel nostro paese, quando io ero più giovane e più magro si era tutti federalisti, adesso invece, come dire, si punta a unire i comuni, a unire le regioni, a restituire alle regioni alcuni ruoli, alcune deleghe che erano state date alle province. C'è il rischio o l'opportunità, perché non so se è un rischio o l'opportunità, che ci sia una nuova stagione di accentramento? Ma in realtà cambia in continuazione, quindi Non lo so, io questo è un tema che mi appassiona ma non sono preparato, nel senso che vorrei che lo Stato stabilisse dei confini e poi dentro questi stabiliscono delle funzioni, e non tutte le volte che si cambiano dei perimetri, molte volte con la gestione a uomo. Mi riferisco per esempio alle camere di commercio che si devono fondere sulle simpatie. Oggi si fondono sulle simpatie, io la trovo totalmente una cosa fuorviante. Vorrei avere le prefetture che hanno una mappa analoga e tutto quello, quindi
vorrei un disegno dall'alto e su questo si stabilisce le funzioni. Questo nel mondo, diciamo, ideale. Siccome non l'ho ancora compreso, mi riservo di vedere cosa sta succedendo. Curia, lei dice il segno dei tempi, insomma. Io, siccome sono più ottimista di lei, nonostante quello che lei pensa, penso che i tempi sono sempre più veloci e quindi è innegabile, è evidente che si debba cambiare opinione abbastanza velocemente e riadattarsi. Il nostro paese è stato troppo immobile per troppo tempo, secondo me questo è un fatto, io lo vedo come un fatto positivo. Bene, allora, quali sono secondo Bassilichi le prime sfide da vincere di qui ai prossimi mesi per Firenze e per la Toscana? Uso un termine brutto, però allora, sfruttare al meglio l'interazione col mondo fuori dall'Italia, perché noi il turismo lo soffriamo e non lo sappiamo invece governare. Il turismo è business, il turismo è economia, il turismo è creare un ambiente diverso, noi oggi lo soffriamo e perché non siamo organizzati. Questa direi è la prima sfida che io lancerei. La seconda sarà, perché sono caldo di alcuni argomenti, mi piacerebbe poter fare come si faccio un esempio nella moda, un ottimo equilibrio italiano affinché Firenze possa essere Firenze territorio ampio, quindi ci metto tutto, Prato, ci metto tutto il contesto intorno a Pisa, tutte le concerie e roba del genere, possa essere da guida in un equilibrio nazionale rispetto al resto del mondo, perché il nostro concorrente non è certo Milano, il nostro concorrente è il resto del mondo. Se no ci si fa le guerre in casa. Queste sono due sfide, una di settore e una, diciamo, eterogenea sul territorio, che io mi sento di dover affrontare prossimamente. Beh, Bassilichi ha lanciato una sfida che penso inorgoglisca i fiorentini. Firenze che sfida il resto del mondo, insomma, è qualcosa, è una sfida che vale la pena di essere raccolta, no, Curia? Ma io penso che noi ci stiamo provando, gli imprenditori sicuramente è una cosa che stanno facendo, anche perché gli imprenditori sono nei mercati di tutto il mondo, quindi sicuramente sì, è una sfida che va raccolta assolutamente. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, noi dobbiamo fare, ritorno a quello che diceva Leonardo che è molto interessante, cioè noi dobbiamo smettere di subire il turismo che è una ricchezza economica e culturale, dobbiamo governarlo, ma non dobbiamo governare il territorio in tutto e per tutto, in tutte le accezioni, perché forse qualche problemino ce l'abbiamo su questo fronte proprio del governo spicciolo del territorio. Eh beh, certo, io pensavo una cosa, voi siete imprenditori, no? Allora, pensiamo alle mille missioni che vengono fatte all'estero per promuovere il turismo sul nostro territorio, e poi pensiamo magari alle foto dei Rom che alla stazione di Santa Maria Novella prendono d'assalto i passeggeri che scendono dai treni dell'alta velocità. Ecco, una foto del genere rischia di vanificare tutto quello che viene fatto, o sbaglio? Ora, magari tutto no, certo non aiuta, come si dice si lavora con l'handicap, però... Un handicap che si potrebbe superare facilmente. Un handicap che si deve superare, però invece di mettersi lì e dire come si fa, piango e batto i piedi perché quello non lo voglio, devo riuscire a lavorare con chi in questo momento genera l'handicap per risolverlo a monte, cioè io sono così, lavoro e penso così. Curia. Sì, anch'io credo che vadano governate meglio certi aspetti, diciamo che anche all'estero non è più come una volta. Io quando vado in paesi come la Germania non riconosco più la Germania di quando andavo le prime volte. Le motori e le macchine, l'avrebbe mai detto. Quindi diciamo che siamo, ahimè, in buona compagnia. Però effettivamente possiamo fare. La difficoltà, secondo me, aggiuntiva che ha un paese come l'Italia, per la storia che ha, è che ha una frammentazione di competenze che gli altri paesi non hanno, perché lei mi cita la stazione c'ha una competenza, fuori dalla stazione c'è il comune, poi c'è la regione, poi c'è la città metropolitana, cioè noi abbiamo una storia molto complicata che genera un livello, un sistema di competenze di governi che rende tutto più difficile. Però, e anche per questo parlando di turismo, che non si riesce a proporre un pacchetto a chi viene a Firenze per starci non due giorni o un giorno e vivere Accademia, Uffizi e Piazza Signoria, e magari viversi tutto il territorio per un paio di settimane. Quello dicevo prima, fa parte di una delle sfide che non si possono... Poi è cambiato però qui, cioè... Non sottacere, tra l'altro, voglio dire, noi abbiamo un problema che è legato a una geografia di un quartiere di Firenze, che è il centro, che è assillato, ma abbiamo una periferia meravigliosa che non è in questo momento valorizzata. Allora, pensiamo a distribuire questi nostri 12 milioni di visitatori all'interno dei paesi limitrofi, dove vedono storia, cultura e economia, perché noi abbiamo qui, siamo rappresentanti di una serie di
prodotti che vengono prodotti all'interno dei 50-70 km del nostro territorio. Ma andiamola a vedere dove le fanno, aiutiamo le imprese e alleggeriamo la città del centro di città. Faccio un esempio e poi vengo a curare. È un po' quello che abbiamo fatto col progetto Expo, tra l'altro, come Camera di Commercio. Via, si bullia un po'. No. Curia, racconti un po' la grande storia della Toscana all'Expo. La Toscana all'Expo è stato per esempio un fatto virtuoso, perché non siamo andati solo come Promo Firenze, solo col Comune, siamo andati col Comune, siamo andati con la Regione, tutti gli enti hanno lavorato sinergicamente al progetto. E per esempio noi abbiamo aperto il Fuori Expo, abbiamo aperto l'Expo, il padiglione della Regione Toscana, all'interno dei padiglioni dell'Expo. E poi abbiamo aperto il Fuori Expo, abbiamo inaugurato i primi 15 giorni proprio come Promo Firenze insieme alla Regione Toscana, alla città metropolitana. Cioè, abbiamo dimostrato che se si fa sistema le cose vengono bene, si fanno delle belle operazioni, e quello che volevamo raccontare col progetto Expo era anche tutto questo legame che c'è, il cibo che innesca tutti i meccanismi che stanno anche intorno a fatti culturali, perché la Regione Toscana, se è quella che è, lo deve anche alla cultura del cibo che ha modellato quei territori, e tutto si tiene. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata. Generalmente noi chiediamo agli ospiti qual è il politico a cui hanno fatto più la tara nel loro percorso, ma non lo chiedo ovviamente a Bassidichi e a Curia, perché fanno altro di mestiere. Però chiedo a voi due se siamo d'accordo su una cosa, che dobbiamo fare molta tara a chi è pessimista in questo momento. Condivido, mi piace. Noi non li sopportiamo proprio, i pessimisti. Bene, quindi tara completa ai pessimisti. Grazie per essere stati con noi. La tara torna la prossima settimana alla stessa ora su Teleite. Un saluto da Giacomo Guerrini. Suddenly start to burn inside. Presidente della Camera di Commercio, qui alla tara, ha detto a Teleite che l'economia è ripresa. Quanta tara bisogna fare a questa dichiarazione? No, beh, dai, non ti do una percentuale, però in effetti un pochino meglio, leggermente, ma da qualche mese, io non ti parlo di da pochissimi mesi, un pochino più di lavoro c'è, ok? Quindi lascia ben sperare, l'importante è che sia una conferma e che proceda per un po' più di lungo. Prego. C'è ancora molta strada da fare, ma tanta. Il presidente della Camera di Commercio ha detto che l'economia è in ripresa. Secondo te c'ha ragione o no? Quest'anno sì. Meglio? Meglio, sì. Ho lavorato un pochino, sì. Quindi niente tara. Shining for me, but they are not my friends, and so I can't bear it.